un costume da bagno, ma che, vi prego, non, spero che nessuno mi faccia la storia che sto facendo vedere un reggiseno e una mutandina in video, però è un costume da bagno, spero che a nessuno dia fastidio. Io comunque ve lo faccio vedere perché è un semplicissimo costume da bagno, non vedo lo scandalo. Il costume in questione è questo, praticamente bianco, la marca è... aspettate, Bolle Blu, questa qui, ed è praticamente bianco, tutto normale, imbottito, foderato, con questo gatto nero di paillette. Mi piaceva molto il gattino, troppo carino, ha l'accetto che si mette dietro, è semplicemente agganciato dietro come un reggiseno, praticamente. E la mutandina invece è nera e ha qui tutte le, come si dice? Le zampettine di gatto bianche, così, semplicissima, normale. E mi piaceva molto questo costume, l'ho pagato 15 euro, e anche questo era in saldo e mi piaceva molto, e perché no, anche perché è carino, semplice, anche se io amo molto i fritini, quelli con la striscia, però non si fa niente. Poi la casacca blu che avevo nel video di Corvo Nero, insomma, del tutorial, questa qui è un camicione come quello, solo più corto, più sblusato, e ha questo motivo, coloritura sbagliata, che si usava molto negli anni 70 e che è tornato di grandissima moda quest'anno. Poi questo è blu, e il blu è il colore proprio di quest'anno insieme all'arancio, quindi questo è veramente veramente alla moda. Anche questo ho pagato 18 euro, è molto così, e questo motivo che non so il nome, se mi ricordo il nome inglese di questo motivo scolorito ve lo scrivo, ed è un must di stagione, è molto 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 carino questo camicione, molto fresco. Poi altro vestitino elegante, la marca in questo caso è Mary C, che vedete spesso nei miei video di vestiti, e questo vestitino adorabile, secondo me arancio, altro colore di quest'anno. Ha praticamente le manichine leggerissimamente a palloncino, però come vedete il giro è molto largo, quindi non cadono a sbuffo, si mantengono corte, e ha questo motivo con questa stoffa arricciata qui, poi ha lo scollo tondo e poi ha il fiocchetto centrale arancio con la medaglietta del marchio, e poi scende giù 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 molto leggero, di tessuto diverso dal resto, molto leggero, fino ad arrivare a sotto, che ha tutte queste rose giganti applicate sia qui che qui, tutte sul fondo, e io anche dietro, e trovo che sia un vestito veramente delizioso. Poi io adoro questo tipo di vestiti, sono una bambina che fa la prima comunione con questo tipo di modello, molto molto carino, molto frufru, poi arancio, cioè bellissimo questo colore, sta meglio sulle abbronzate, però mi arrangio, insomma, io non sono andata ancora un giorno a mare, ve lo giuro. Infatti, cioè, non è che se fossi andata a mare sarei abbronzata di più, però si vede che non sono andata a mare. Per ultima cosa, un acquisto azzeccatissimo è stata questa canotta, sempre di Mary C, pagata 20 euro credo, ed è questa canotta nera che avevo nel video di Seppe Verde, ed è particolare perché ha i giri molto molto larghi, poi ha la parte superiore, insomma, in corrispondenza dove va il reggiseno, praticamente semitrasparente, e poi ha il sotto più scuro e poi finisce con questi pizzetti così. Finisce così, un po' sdappeggiata, e ha qui su tutte queste applicazioni tipo volano, tipo frufru, poi ha il fiocchettino applicato, è una spilla, è praticamente un fiore di madreperla, proprio un fiore di madreperla con la medaglietta del marchio, e mi piace veramente tanto, la sto usando tantissimo, è molto fresca e mi piace veramente tanto. Ho fatto la faccia spaventata perché avevo sentito un rumore, invece non era fuori. Ultimo ma non ultimo acquisto, il più recente, ed è quello che io amo di più. So che a molte non piacerà, so che a molte causerà crisi di vomito, so che molte diranno oddio che cosa ti sei comprata, ma io, fedele ai miei gusti e fedele alle mie, tradizioni modaiole, ho comprato una cosa troppo figa. L'ho comprata proprio questa settimana, l'ho pagato tipo 7 euro, era in saldo, è troppo bello, è questo qua, cioè, io vi faccio vedere solo il motivo, è completamente maculato, premetto che lo metterò con accessori neutri, molto semplici, con praticamente niente accessori tipo collane, bracciali, niente, perché già di suo può andare girando da solo, se si camminasse potrebbe andare girando da solo e andrebbe bene, già io sono di troppo in questo vestito, però guardate, è bellissimo, ha le manichine così, che cadono così,
lo scollo così con i bottoncini qui, che si ferma qua, tutte le mini rouge, tutto così. Arriva qui strozzatura all'impero, un po' più sotto dell'impero però, tipo proprio in corrispondenza della vita, quella vera. E poi scende, 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 scende giù, tipo minigonna, e arriva leggermente sopra il ginocchio e ha la doppia balza, così. Veramente dietro è molto semplice, accollato, è veramente bellissimo. Cioè, questo vestito, quando me lo sono provato, ho detto: sei mio, sì. Su questo vestito, sull'etichetta ci dovrebbe essere scritto Joanna, perché io amo questo vestito follemente. Infatti, domani che esco me lo metto, perché non posso non metterlo. Cioè, io adoro questo vestito. So che molti mi diranno che è eccessivo, che è volgare, però non fa niente. Comunque, è accollato, non è corto, quindi volgare no. È solo un po' maculato, però immacolato mi piace tantissimo. E niente ragazze, dopo aver delirato sul vestito maculato, questi erano i miei acquisti dell'ultimo periodo. Ah, vi informo che ho cambiato shampoo. Non uso più quello, il mio amatissimo dei provenzali, quello all'olio ai semi di lino, perché la mia parrucchiera mi ha detto che uno shampoo dopo un tot di utili, dopo un tot di mesi, diventa come inefficiente sulla cute, cioè la cute si ipersensibilizza a quel prodotto e l'effetto non è più quello lo stesso. Quindi, per evitare che lo shampoo cominciasse a darmi problemi e non potessi più usarlo, l'ho accantonato e ho comprato un altro shampoo che adesso vi faccio vedere un attimo. Eccomi qui, lo shampoo in questione è della, come faccio a vedere? È della Pharmagan e si chiama Bioactive. Allora, è costato in un negozio per parrucchieri 12,50 € da 250 ml con scadenza 12 mesi ed è uno shampoo per capelli grassi. Io, avendo la dermatite seborroica su tutto il cuoio capelluto, ho questo problema che i capelli mi sporcano molto molto facilmente. Cioè solo fin qui, poi giù sono puliti, però bisogna lavarli tutti. E la confezione si chiama Bioactive proprio perché è con estratti vegetali, vitamine del gruppo B, non c'è sodium lauryl, non c'è sodium lauryl sulfate, testato per il nickel, per il cobalto, per il cromo, per il palladio e per il mercurio, questi sono tutti assenti. E poi credo non ci siano neanche siliconi. Un attimo che guardo. No, credo che non ci siano neanche siliconi e parabeni. No, non mi sembra. Comunque ve lo scrivo se li trovo. E comunque ci sono molti estratti naturali. L'ho usato oggi per la prima volta. I capelli sono stati asciugati all'aria senza fargli assolutamente nulla. E mi sembrano abbastanza riposati. Il cuoio capelluto me lo sento pulito. Non fa molta schiuma. Ah, lo shampoo è questo. Bioactive. Morto. Scusate. Bioactive è questo qui, è tutto blu e ha l'apertura particolare per evitare che ne esca troppo. Si gira così, voi non lo vedrete mai. Si gira e da questo buchino minuscolo esce lo shampoo. È liquido, non molto denso e praticamente non fa molta schiuma proprio perché non ha tutte quelle schifezzine che di solito ci sono. E adesso lo proverò. Dice di usarlo a giorni alterni il primo mese e poi anche una volta ogni 3 giorni va benissimo. È uno shampoo curativo, quello che so, quindi è venduto anche nella confezione da litro e anche in quella da 30 ml se lo volete provare, quindi adesso vi farò sapere come mi ci trovo. Niente ragazze, vi ringrazio per aver visto questo video, spero che YouTube me lo carichi entro il secolo e ci vediamo alla prossima. Ciao!